Gli animi si surriscaldano in casa Messina e dopo l'addio del tecnico mazzarese Giacomo Modica, la Curva Sud ha deciso di farsi sentire attraverso un comunicato stampa diffuso ieri, in tarda serata, con lo scopo di pretendere chiarezza dal presidente Pietro Sciotto, che sta vivendo un momento di evidente confusione. Anche i tifosi dunque prendono la parola e rompono l'indugi, ritenendo ampiamente esaurito il bonus di credibilità concesso all'attuale dirigenza, costretta ancora una volta a ripartire da zero a causa di un'assenza di programmazione inammissibile per una società che ha come obiettivo quello di riportare il calcio messinese ai fasti d'un tempo. Dura e cruda la Curva Sud, come giusto che sia in questo momento, ricordando al padron che il Messina Calcio non è un'automobile, ma rappresenta un simbolo di appartenenza che lega attraverso una maglia con due colori un intero popolo. Ad oggi, 13 giugno, la CR non ha un direttore generale, né un direttore sportivo, né una guida tecnica. Una situazione di stallo che non lascia presagire nulla di buono e che preoccupa non poco una città che ha voglia di tornare a emozionarsi, tifando per la propria squadra del cuore. Anche in tema di ripescaggio, intanto non arrivano notizie confortanti. Con la Cavese prossima ad accordarsi con l'ormai ex allenatore del Messina, Giacomo Modica, è pronta a chiedere a gran voce la Serie C, così come il Como e soprattutto il Troina del mister Giuseppe Pagana, rivelazione dell'ultimo torneo di Serie D che, dopo aver chiuso la regular season del girone I al primo posto, a pari merito con la Vibonese, ha presentato attraverso il proprio legale Mattia Grassani la istanza di ammissione in terza serie, dopo che la Corte federale d'appello ha accolto il ricorso della Vibonese. Una concorrenza troppo agguerrita e folta, dunque, per una società come il Messina, che in questo momento deve pensare esclusivamente a gettare le fondamenta per progettare il prossimo torneo di Serie D.